Che cosa raccontano le fontane storiche? Raccontano una svolta nell'economia di questa città. Arriva l'acqua a trasformare quello che rischiava di essere desertificato, lo trasforma in un territorio rigoglioso. E quindi fondamentale ricordare questo avvenimento. Acupì è proprietaria di un immobile importante nella nostra città, l'ex sede appunto di Acquedotto Pugliese, a 5 metri dal comune di Cerignola, lo dico per segnalarne la centralità e l'importanza. Io so che voi non avete in progetto, in programma, di ripristinare lì i vostri uffici, però ti prego Presidente, ti verrò a in qualche modo scocciare anche in futuro. Dobbiamo insieme con la consiglio di amministrazione, col management di AQP, dobbiamo immaginare l'utilizzo di quel palazzo. L'inizio di questa mostra doveva partire, a mio parere, modesto parere naturalmente, proprio da Cerignola. Successivamente il tutto è nato grazie ad una segnalazione di un blog, di una pagina Facebook Terre di Cerignola, perché bisogna dire anche questo, ci sono blog costruttivi e blog non costruttivi, ma solamente di polemiche. Lo spunto che mi è stato dato è stato molto importante, che io ho colto al volo e successivamente con molta tenacia ho portato avanti. Sono estremamente contento di aver conseguito questo obiettivo oggi qui a Cerignola. In una città, quando è arrivata l'acqua, c'è stato un risveglio, un risveglio di vita, un risveglio dell'agricoltura, della natura, di tutto. E questi simboli devono essere mantenuti e tramandati proprio alle giovani generazioni. Il sindaco ha preso questo impegno che rispettiamo tutti quanti, le 10 fontane devono ritornare a vivere. Devono ritornare a vivere perché di là si approvvigionava la città. Attraverso questo ricordo delle fontanine, dare la testimonianza dell'arrivo puntuale, puntiforme in tutta la nostra realtà dell'acqua. E questo delle fontanine ripeto, è un momento particolare perché era la dimostrazione che l'acqua che prima era contenuta, come è stato detto, in depositi, in cisterne, in contenitori, in maniera molto 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 artigianale, ma essenziale perché è stato detto che l'acqua è un bene essenziale, la prima realtà importante, e venne poi successivamente, distribuita per il primo momento a livello pubblico. Certamente. Anche mio tramite, l'acquedotto sarà disponibile non solo ad aprire un dialogo, ma a concluderlo con la pragmaticità che viene individuata nell'attività dei sindaci, e quindi la collaborazione sarà totale per la risoluzione dei problemi di Cerignola. Grazie. L'acqua è un bene da tutelare anche nella modalità con cui utilizziamo i nostri rifiuti. E poi andiamo al di là della nostra Cerignola, della nostra Italia, e rendiamoci conto che questo bene è un bene dell'umanità. E pensare al futuro del mondo senza considerare i diritti di quei popoli che vedono depauperarsi di questo bene che i nostri antenati hanno acquistato con tanta intelligenza e con il favore della politica, dimenticarci di questo sarebbe per noi un delitto. Bene, ho detto tre cose. L'acqua non la porta solo la natura, la porta la politica, la buona politica. Secondo, l'acqua è un bene fondamentale come l'istruzione e come la salute. E terzo, l'acqua è del mondo.